Mezz'ora con stile insieme ad Angelo Berlangeri, assessore regionale al turismo. Quindi nella sede giusta siamo. Nella sede Savona. Giusta. Savona è la sede giustissima per il turismo, perché è la provincia con il maggior numero di strutture ricettive. È quella che poi alla fine fa anche il maggior numero di arrivi e di presenze, quindi più giusta di questa sede per parlare di turismo non ce n'è senza dubbi. Com'è andata questa estate un po' così, sul fronte meteo un po' disastrosa, però il turismo ha retto tutto sommato, no? Abbastanza, ma non troppo, diciamo. E quest'estate ha avuto una caratteristica più o meno come la stiamo vivendo oggi. Le parto con una cosa che mi ha fatto anche sorridere su un social, se non ricordo, con ricordo quale, parlando di quest'estate c'era una vignetta che diceva novembre, esci da quest'estate, cercava di esorcizzarlo, perché è stata veramente una cosa incredibile, tant'è che abbiamo fatto fare una piccola ricerca da ARPAL che sta dimostrando in maniera inequivocabile che dal punto di vista meteo questa è stata un'estate assolutamente impropria e del tutto anomala rispetto agli ultimi 50 anni. Noi avevamo cominciato non malissimo, perché noi abbiamo un osservatorio che fa un lavoro molto intelligente, non soltanto dà conto di quello che è accaduto, ma cerca di prevedere anche quello che succederà. E avendo un dato sulle previsioni, cioè sulla tendenza a prenotare per fare una vacanza in Liguria verso la primavera, avevamo dei dati molto confortanti che dimostravano che dopo 5 anni gli italiani stavano ritornando a fare una vacanza in Liguria, a fare una vacanza in generale, ma anche in Liguria in particolare. Questo posso sapere l'assessore al turismo dove va in vacanza? L'assessore al turismo in vacanza sta in Liguria, poi si sposterà. Ma dove? Sta nella sua finale Ligure e gira per tutto il resto della Liguria e poi fa qualche giorno di vacanza a ottobre, quando è finito tutto, una settimana se la prende. E dove va? Andrà quest'anno, penso, in costiera amalfitana, a vedere cosa accade anche sempre in Italia in una destinazione più o meno analoga alla nostra. Qui si parla di stile, lo stile di Berlangeri qual è? Ma uno stile semplice, direi. Molto dicono semplice. Tutti così? Sì, mi sembra che sia la cosa. Come mai? Ma io ne vengo da una famiglia molto semplice e molto umile, ma anche molto, molto concreta nel fare. Io ritengo che soprattutto quando si affronta questa fase della vita, quando qualcuno come sottoscritto decide, grazie poi anche al consenso degli elettori riesce a farlo, di mettersi al servizio delle persone, bisogna essere al servizio delle persone, delle istituzioni, del territorio, e bisogna farlo con grande semplicità e con grande umiltà, perché c'è molto da imparare e qualcosa anche da dare, ma soprattutto molto da imparare. Ho imparato anche tanto da questa esperienza nel confronto con le persone e con i territori. Secondo me la semplicità è un punto di forza, perché non c'è nulla da imporre o da imparare, c'è molto da ascoltare, c'è molto soprattutto da fare. Se lei dovesse partire per andare dall'altra parte del mondo, sì, che cosa mette in valigia? Deve starci un po' in quella parte di mondo, che cosa si porta? Io in valigia per andare da una parte del mondo porto innanzitutto i ricordi della mia famiglia, a cui tengo in modo particolare, di mia moglie e di mia figlia, e poi mi porto i miei amati libri, perché mi danno conforto durante le giornate, e poi mi porto dietro una cosa che non si mette nella valigia ma che sta nella mente, che è il ricordo della terra dove sono nato e dove vivo, che è la Liguria. Quindi non come qualcun altro, tipo Boffa porta il tartufo, il sindaco di Cairo, Briano, porta il vetro, qualcosa di simbolico anche della sua terra. Il simbolismo migliore è quello di averlo nel cuore e nella mente. Quindi è disposto a vivere senza pesto, mi hanno detto, no? Disposto a vivere senza pesto è complicato, anche senza la gastronomia italiana, è praticamente impossibile, però non ho bisogno di simboli e di segni, i simboli e i segni vivono in me, quindi me li porto dietro tutte le volte che va. Il tema della kermesse è il capolavoro, è già accaduto questo capolavoro nella sua vita, ci sta lavorando? Pensa che arriverà mai? Un capolavoro, c'era prima qui con me, poi è andato a farsene un giretto, che è mia figlia. Questo è già accaduto 23 anni fa, è stata la cosa più bella e l'esperienza più bella della vita. Poi dal punto di vista, diciamo, dell'attività professionale, il capolavoro più bello è stato quello di mettere in piedi dal nulla delle aziende che funzionano, che danno da lavorare, che producono lavoro, e quindi
creano reddito e ricchezza per me, per la mia famiglia, ma anche per tutti coloro che fanno parte della vita aziendale. Questa è un'altra cosa di grande soddisfazione. E nell'attività qui ultima come assessorato, una delle più belle soddisfazioni la sto vivendo in questi giorni, è che avevamo in mente di lanciare dal basso, con la collaborazione di tutti, il senso del lavorare insieme, ma lavorare in modo concreto, non per dire, non per raccontarlo ai media, ai giornali, non per scriverlo da qualche parte, ma per farlo davvero, perché questo è quello che serve. E sta accadendo. Cioè, nel senso, girando per i vari territori sto raccogliendo questi segnali, queste volontà di lavorare insieme, di costruire delle aree coerenti e omogenee dal punto di vista dell'offerta turistica, senza distinzioni o simbologie di parte o di partito o di competizione tra campanili, ma con l'obiettivo di costruire i valori che compongono un valore più grande che si chiama Liguria, che fa parte di un valore più grande che si chiama Italia, un percorso che altre regioni, altre destinazioni hanno fatto, ma l'ha fatto così, col tempo. Siamo più ospitali nei confronti dei turisti. E lo sa che a Framura c'è la festa del turista? Non ho capito. Lo sa che a Framura, vicino alle Cinque Terre, c'è la festa del turista? Sì. L'unica festa. Ma diciamo, la facciamo tutto l'anno la festa del turista, non è nel vero. Senso buono. Non nel senso sarà che... vero? Sarà non vero. È vero. Abbiamo qualche problema, qualche difetto, però dico sempre un numero, un dato che sfata anche un po' il mito della non accoglienza. Tutti gli anni in Liguria, solo nelle strutture ricettive, vengono a fare una vacanza 3 milioni e mezzo di persone. E poi, se si contano anche le case che vengono affittate per vacanza, questo va triplicato. Quindi sono quasi una decina di milioni di persone. Tutti gli anni, da 40 anni a questa parte. Se fossimo così in ospitali, in accoglienti, vorrebbe dire che ci sono 10 milioni di pazzi che tutti gli anni vengono nuovamente. Abbiamo dei problemi, ci mancherebbe ancora. Abbiamo parecchio da fare, parecchio. Siamo anche un po' simpatici col nostro, sì, chi tiene il giornale più di 10 minuti lo lega ad alta voce, e questo è successo a Sestri Levante. Oppure nell'entroterra Casalino, insomma, il comico, certo. Fabrizio Casalino lo racconta nei suoi video su YouTube. Siamo a modo nostro. Abbiamo la nostra caratterialità. Va un po' modificata, pian piano, ma diciamo ci lavoriamo e poi alla fine piacciamo anche, perché visto i risultati che portiamo a casa, non ripeto, 10 milioni di persone che tutti gli anni vengono a fare una vacanza nella nostra più le crociere terra. Le crociere sono altri 2 milioni, ma le crociere, diciamo, sono portate, quindi una via è trasportato, lo fa perché sono un hub di importante, fondamentale, un hub di approdo. Adesso c'è anche la Spezia, quindi andiamo quasi a 2 milioni e 300 mila persone che vengono in Liguria per qualsiasi motivo legato al traffico, al movimento croceristico. Ma gli altri lo fanno per scelta, nessuno li obbliga, no? Nessuno li costringe, vengono, lo fanno continuamente con alti e bassi. Quest'anno abbiamo un po' di basso, ma il tempo non ci ha aiutato. L'anno scorso eravamo in crescita, ma così oscillando. 10 milioni di persone che scelgono la Liguria tutti gli anni significa che abbiamo dei problemi, ma non siamo così poi terribilmente inospitali. Che cosa twittiamo, assessore? Cosa twittiamo? Dobbiamo twittare qualcosa con l'hashtag stile artigiano. Con l'hashtag stile artigiano. Allora, twittiamo quello che vuoi, cosa si porterebbe in valigia, piuttosto che cosa ama di questa terra, qual è la sua eccellenza? Non per piaggeria, ma l'amo abbastanza tutta, anche se c'è una zona che prediligo, che è l'entroterra ligure, anche se sono un rivierasco perché sono di finale, ma l'entroterra lo amo in modo particolare personalmente. Perché? Perché è bellissimo, ha un fascino straordinario, e i turisti infatti che vengono e lo scoprono, poi se ne innamorano così tanto che ci comprano casa, ci vengono a passare parte della loro vita, e quando hanno poi più libertà nella loro vita lo scelgono come buon ritiro e ci vengono a trascorrere. Ma perché bisogna dire che abbiamo un assessore regionale al turismo un po' romantico, tanto che lui dice: io non uso molto i mezzi tecnologici, uso, mi adatto, però non è possibile scrivere una poesia, no. Cosa che facevo con mia moglie prima, esatto, che diventasse mia moglie, ho detto il segreto, gossip. No, è vero, è corretto, scrivevo lettere e le raccontavo poesie, ma mi sembra che sia una cosa... L'ha conquistata così. Ma non so, secondo me perché sei impazzito, ha sbagliato. Come canta Vecchioni. Esatto. Allora, le tengo il microfono. Pensavo che fosse un altro, potrebbe anche essere. Allora, magari scrive proprio belle poesie. Wow, direi che è meglio non leggerle. Stile artigiano, giusto? Sì. Cioè, la comunicazione moderna è molto interessante, rapida, però insomma...
l'uomo è fatto anche di altre cose, no? Non soltanto di rapidità. O mi sbaglio? No, non si sbaglia. Di sentimenti, di empatia, di compagnia. Stile artigiano è l'hashtag, e cosa scriviamo? E lei il poeta? Io no, ma si manca il poeta. Poeta molto, 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 molto improvvisato e improprio. Beh, diciamo, da stile artigiano, è un po' se ci viene in mente una roba. Ah, possiamo fare una cosa un po' strana in questo tempo grigio, non soltanto per la parte climatica, ma anche per quello che si scrive e che si legge, no? Da stile artigiano, un segnale di speranza per il turismo della Liguria. Però scrive con un dito solo, quindi si è abituato un po'. Sì, mi sono abituato. Non ce l'ho con le tecnologie come Twitter, Facebook, insomma, sono, la vita va vissuta nel momento in cui la si vive, no? Non nel momento in cui uno pensava di vivere. Questo non significa che bisognerebbe riprendere anche un po' di senso, no? Anche discorrere, confrontarsi, ragionare in 100x caratteri, non si riesce sempre a racchiudere tutto, talvolta si banalizzano le cose, che è una delle malattie del buon giorno, poi magari ne parliamo in un'altra sede, di una delle più grandi malattie del turismo, la sua banalizzazione. Tweet. Quindi, da stile artigiano, un segnale di speranza per il turismo della Liguria. Invio. Scritto, tweet. Andate. Selfie, questo non so fare. O forse il telefono non riesce neanche, perché dovrebbe avere, no? L'autoscatto, perché vedessi così, giusto? Mi sembra che sia di versione così, così antica, che manco il selfie riesce a farlo. Proviamo, posso vedere questo? Dov'è la macchina fotografica? La macchina fotografica è qua. Allora, il selfie, vediamo un po' se c'è il selfie, forse potrebbe avere anche ragione, devo farmi aiutare, ci facciamo fare una foto noi, ma noi facciamo così. Perché non è la bavecchia sta qui, Non c'è, perché non c'è, non è un selfie, ma guarda, ci facciamo fotografare. Sono antiquato, mi sa. È un poeta. In posa? Poeta. Mi avvicino alla gentile signorina. Non l'abbraccio perché sennò poi. Anche questo è stile artigiano.